Besides, even if your body is healthy but you're not happy and your mind is not in calm state, you cannot be healthy too long. Perché se anche il vostro corpo per ora è sano, ma se non siete felici e la vostra mente non è calma, non starete a lungo in salute. Our health depend 25%, one quarter, depend on the body. La nostra salute dipende per un quarto, 25% per il corpo. Cosa mangiamo, quanto esercizio facciamo. Quindi l'esercizio e la dieta che riguardano il corpo sono solo il 25% della salute. 50% depends on your happiness. Il 50% dipende dalla tua felicità. Half is of health is happiness. Quindi la metà della salute è la felicità. If somebody not happy, very soon become not healthy. Quindi se qualcuno non è felice, molto presto diventa non sano. And another 25% is a peace of mind. E l'altro 25% è la pace della mente. So 75% not depend on your exercise or. Quindi il 75% del nostro livello di salute non dipende né dal cibo né dall'esercizio fisico. Still, of course, you have to have exercise and good food. Comunque devi avere esercizio fisico e buon cibo, perché comunque il 25% conta. When I say good food, it doesn't mean just tasty food. Of course, Italian food is very tasty, but con buon cibo non intende cibo buono nel senso di saporito, ma cibo buono per la salute. So somehow we have to manage to not only to work with the body but also with the emotions and with mind. Ecco perché dobbiamo imparare a gestire anche il nostro lavoro sulle emozioni e sulla mente. And in Eight Foundations there is possibility to work on all levels. E la cosa bella dell'Otto Fondamenta è che c'è la possibilità con questo metodo di lavorare su tutti questi livelli. But for health itself, important three things. No? Ma per la salute in sé sono importanti tre cose. Three things. Number one. Prima cosa. Rest. Il riposo. Rest is number one. La prima cosa è riposare bene. If you don't rest, even if you eat well and exercise, you will get. Se non sai come riposare, anche se mangi bene e fai esercizio, ti ammalerai prima o poi. Number two is food. La seconda cosa è il cibo. So if you don't eat right, sooner or later it will get you. Se mangiamo male, prima o poi ci colpisce anche il cibo. Number three is exercise. E il numero tre è fare esercizio fisico. So rest, eat, move. Riposa, mangia e muoviti. And everything has to be done in a good way. E questo deve essere fatto bene però. But then you have to also take care of your emotions. Però devi prenderti cura delle tue emozioni. And your mind. Della tua mente. So, for emotions, very important to relax your breathing. Per le emozioni è molto importante rilassare la nostra respirazione. What is emotion? Cos'è l'emozione? Emotions means how you relate. L'emozione è come ci relazioniamo. And how you relate, you always evaluate. Quando in ogni relazione noi anche andiamo a valutare qualcosa. For example, if you evaluate, you always can find that something is good, something is bad. Quando vado a fare una valutazione in una relazione posso dire qualcosa è buona o non è buona. Like for example, fresh food and stale food. Posso avere cibo fresco o cibo marcio. Right? Also, you like or you don't like. Può piacerti o può non piacerti.